Cioè, nella vocazione c'è spesso una condanna. 42. Felice Shoshamok è un'eredità e una rendita. Dovete recitare tutto quanto Shoshamok. Non c'è scampo. Non c'è scampo. Eduardo, la settimana prossima Papà Nilo lo fai tu. Fatterai battuta di Tina e così proviamo. Che è la verità, perché la nostra è una vita da cani. Lo trovo attualissimo. La storia, insomma, quello che vi è stato, la troviamo al cinema, la troviamo in teatro, ma la troviamo anche nei giorni, nei fatti che continuamente succedono, insomma, nel nostro quotidiano. Tre sono i nostri figli. L'eredità si divide in parti uguali tra loro. Me lo devi promettere. Quando torniamo a settembre ci riprendiamo Peppino con noi. C'è bisogno di difenderlo. Secondo me bisogna difenderlo più con i fatti che con le ideologie. Qua ha copiato anche le illustrazioni di D'Annunzio. Basta! Basta! Passo i contraffattori! Evviva Gabriele D'Annunzio! Evviva D'Annunzio! Rendere il proprio percorso artistico un percorso libero da condizionamenti, da convenzioni e da conformismi. E quello secondo me è la forma, cioè quando io vedo Frances McDormand fare quei personaggi, fare i tappeti rossi in quelle forme così, per me quello è la forma del Me Too più, almeno che sento più vicina, dire nell'incarnazione di personaggi non tipici, dire che il femminile risiede anche a forme più complesse da quelle a cui viene spesso costretto dalle visioni maschili. Fanno causa a me, come se fossero delinquente. È stata un'imboscata. A forza mia, è un pubblico! Non saccio, non sono nessuna, ma sono viva. Gloria ai nostri figli e a facci chi ci vuole. Non parlerei di giustificazioni, cioè nel senso che noi abbiamo scritto con Ippolita Di Maio questa sceneggiatura come un romanzo, no? In cui abbiamo affrontato un mistero, il mistero di quest'uomo, di questa sua dell'energia straordinaria che aveva, della sua amoralità, perché appunto, no? Questi figli con la moglie, con la sorella della moglie, con la nipote della moglie, e diciamo quindi questo travolgere tutto, però al tempo stesso questo assemblare tutto, no? E tenere tutto con una forza, quindi la famiglia, no? La famiglia in tutte le sue contraddizioni, come se fosse tutto così. E quindi non è questione di giustificare, è questione di vedere, di raccontare, di insomma sentire questo mistero. In più l'abbiamo chiaramente cercato di farlo in una forma di commedia, no? Perché appunto abbiamo voluto rendere omaggio, diciamo, al grande teatro di De Filippo e quindi alla possibilità che la commedia ha di tenere all'interno anche tutti i temi più profondi, il dolore, le sofferenze, le contraddizioni, pur restando, diciamo, appunto in uno sguardo sulla vita sotto forma di commedia, appunto, che è la grande lezione del teatro umoristico, come si chiamava, dei De Filippo.